Sono tornato con la spesa del mese. Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Assaggiamo, a parte gli scherzi, benvenuti in questo nuovo pranzo. Quello di oggi non è un instant noodles, ma bensì un instant hot pot. È stato totalmente un caso, come al solito sono entrato nei miei soliti negozi di fiducia e ho trovato questo che era in sconto, sempre per lo stesso discorso dell'altra volta, quelli che non piacciono, quelli che stanno per scadere. Mi frega relativamente poco finché posso sempre assaggiare qualcosa di nuovo. La preparazione di questo, a differenza di tutti gli altri instant noodles, ovviamente perché questo è un instant pot, è diversa perché tu metti tutti gli ingredienti nel primo scaffale, poi ci metti l'acqua, alzi lo scaffale, ci metti la... non so neanche come chiamarla, effettivamente è una bustina che appena metti nell'acqua inizia a bollire. Quindi chiudi il coperchio, 15 minuti di attesa ed è pronto. Per dare un po' di colore e di sapore al tutto ho aggiunto una piccola alga piccante a questo. Vediamo cosa ne esce fuori. Allora, iniziamo togliendo la plastica. Ecco qui. Devo dire che già a livello di scatola si presenta bene, ma anche a livello di presentazione è incredibile. Comunque, come possiamo vedere, abbiamo questo scatolotto con un buco qua per far uscire il vapore. Aprendo il tutto, ecco qua, abbiamo due buste. No, forse sì, due. No, tre. Quante sono? È tutto sotto. Abbiamo, come vi dicevo, il nostro contenitore dove mettere l'acqua e questa bustina. Questa bustina con l'acqua, come ho detto, inizia a bollire e fa scaldare il tutto. Poi abbiamo la seconda ciotola, quella che effettivamente ci mettiamo dentro per far scaldare il cibo. Poi abbiamo un gomitolo di pasta e varie farciture di varie tipologie che non ho idea di quali possa essere perché non c'è la traduzione. So che però uno di questi è sicuramente carne. So che è manzo, almeno su quello posso dirlo perché c'era scritto sullo scaffale che era il manzo, quindi andiamo sul sicuro. E infine abbiamo le nostre bacchettine componibili a questo giro rispetto alle altre volte ve le voglio far vedere. Ecco qua, come potete vedere, all'unghie. Vieni fuori. No, si è incastrata la mia bacchetta. Olè, ce l'abbiamo fatta. Però sono anche carine a modo loro, guarda. Comunque, lasciamo giù scontrini e sacchetti e iniziamo ad aprire il tutto. Iniziamo appunto dal nostro gomitolo di pasta, che ovviamente non ha odore e non ha sapore, adesso come adesso. Ecco qua. Poi apriamo la prima delle bustine misteriose. Ecco qui, questo credo siano, esatto, le verdure. E abbiamo allora all'interno un po' di alghe, credo i funghi. Questo qua che già in un altro video avevo trovato e credo sia la rapa, ma non vorrei dire cose che non so. Però non è niente di tossico, almeno su quello stiamo sul sicuro. Devo usare la bacchetta per tirare fuori gli ultimi ingredienti perché sennò è anche uno spreco lasciarli dentro. Comunque di solito le verdure così hanno un odore terribile perché solitamente sono sotto aceto, sotto olio e hanno un odore sgradevole anche, ma magari il sapore è buono. Questo in realtà non è male. Poi questa che penso sia il preparato, vista anche la consistenza, penso sia il preparato appunto per l'hot pot. Quindi allora inizierò dalla seconda busta misteriosa che penso, esatto, sia il manzo. E anche questo lo buttiamo all'interno. Anche il manzo non ha un odore sgradevole, anzi, è molto buono. Mi ricorda un po' il sapore della Simmental. E infine apriamo l'ultima busta che già, aperta così, fa vedere che è gelatinosa. E questo appunto è il preparato per l'hot pot, che immagino sarà piccante. E infatti, vista già la consistenza e il colore, posso dedurre di avere ragione. Ecco qua. È una scena orribile quella che abbiamo appena visto, ma il sapore sicuramente si farà perdonare. Il problema di ste paste un po' così
pesti preparati e che appunto rimane mezzo chilo sempre all'interno della busta. E se non hai un cucchiaio, col cazzo che riesci a tirare fuori il tutto. Anche perché è un peccato poi lasciare dentro della roba, eh. Ed ecco qua il tutto una volta messo all'interno della ciotolina. Certo, lo so che il primo impatto non sembra grandioso, ma ancora non è pronto, ovviamente. Sto solo dando giusto una mischiata per adesso che metteremo l'acqua assieme a tutto questo. Tiriamo via la ciotolina, mettiamo la nostra acqua, ne metto in abbondanza qua dentro, direi che può bastare. Apriamo invece quest'altra bustina, questa ovviamente non è da mangiare. Sulle istruzioni, in realtà, e su altri video non ho visto quanta acqua ci va dentro, io ne ho messa mezzo litro, poi vediamo se basta o se è troppa. Mettiamo l'acqua qua dentro, vista la quantità penso sia anche abbastanza. Mettiamo la bustina d'acqua, anche se non avrei forse dovuto lanciarla. Ed infine mettiamo anche questo. Mettiamo infine il coperchio e ci vediamo tra 15 minuti. Oh oh oh, è partito, sentite? Oh, sta iniziando anche a uscire, so che non si nota tantissimo, ma sta iniziando a uscire il vapore. Dai che ho fame. Sembrerebbe pronto. Ok, i nostri 15 minuti sono bellamente passati. Questo sta ancora in realtà bollendo, ma il risultato è pronto. Fumante, odorante, sembrerebbe davvero buono. E come ho detto, come tocco finale, ecco qua, una bella algozza. Ha un aspetto davvero interessante. E la cosa bella è che sta ancora bollendo. Probabilmente ancora non per molto, ma abbastanza da tenere il tutto ancora caldo fino a che lo mangiamo. Dunque, diamo la nostra bella mescolatina alla pasta, alle verdure e alla carne, che sono veramente curioso di assaggiare, ma direi di fare una cosa per volta. Iniziamo dalla pasta. Soliti spaghettozzi di riso, comunque molto buoni secondo me. Ok, il sapore è davvero buono. Come avevo ovviamente immaginato, la salsa è molto piccante, però insieme a tutto, secondo me dà un buon sapore. Proviamo le verdure. L'alga intanto si sta ammosciando. Buona l'alga. Abbiamo delle patate, credo del bambù, e come se già non ce l'avessi aggiunta io, delle alghe. Allora, proviamo una cosa per volta. L'alga incredibilmente è morbida e ha un ottimo sapore. La patata, sono incredibilmente sorpreso dal sapore, è veramente morbida e buona. Questo, che non sono sicuro se sia bambù o d'altro, non sono sicuro se è bambù, però ha davvero anche questo un ottimo sapore. Ed infine la rapa, buona, ha davvero una consistenza non troppo molle, non troppo dura, ma davvero buona. E infine rimane la carne, davvero buona. Non pensavo, ha comunque un po' quel sapore di Simmental, ma la consistenza è buona, il sapore è buono. Appunto, si sente un po' quel sapore di Simmental che magari un po' è strano per noi, però nell'insieme è davvero buono e non te lo aspetti da una roba confezionata in busta. Proviamo un po' un boccone con tutto un po' assieme. A parte il fatto che scotta davvero tanto, e infatti sta ancora bollendo, non so se voi sentite, è davvero tutto buono, davvero. Adesso provo carne, rapa e la pasta, se riesco a prendere un pezzo di tutto assieme. Ecco qua. Davvero davvero buono. Non mi aspettavo che un pot così instant potesse avere tutti questi sapori davvero buoni tutti assieme. E la salsa è addirittura molto piccante, cioè la sento io veramente. E ma è buona, è quello il punto. Non è un piccante di quelli che ti scazzano dopo un po' che dici lo mangi e ti fa passare la voglia. È davvero buona e saporita. A parte il prezzo, a prezzo pieno intendo, che era di 10 euro, se lo ritrovassi di nuovo in sconto una roba del genere, la prenderei sicuramente. Poi ovvio, paghi 10 euro comunque per praticamente un pasto completo. C'è le verdure, c'è la pasta, c'è il brodo, c'è la carne. Ovvio, per chi, diciamo, non sa cosa mangiare in una serata e dice dai, non so cosa sceglie, vedi in un negozio questo, ci pensi e dici ok, instant pot oggi, a differenza magari di soliti instant noodles, è comunque una scelta davvero ottima. Quindi prima di
scottarmi ulteriormente, perché credetemi, è davvero bollente questa roba. Voglio dare il voto. Allora, a livello di sapore, credo sia una delle cose migliori che ho comprato in questa rubrica. È tutto davvero buono. Le verdure, la carne, la pasta, il brodo. Ed è una roba che non ti aspetti, veramente. Poi, soprattutto dopo tutte le volte che abbiamo comprato roba in questa rubrica, un po' roba confezionata come la carne, ti fa un attimo ripensare. E invece è tutto davvero incredibilmente buono. Quindi come voto gli darò un 8. Non voglio dare un 9 perché sarebbe una roba ancora troppo eccessiva, ma è un 8 veramente incredibile. Poi teniamo conto che basta praticamente aggiungere una cosa sola, l'acqua, cioè fa tutto lui. Tu metti tutto assieme, metti l'acqua in uno, l'acqua in altro, quello bolle, bla 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 bla, si scalda e sei a posto. Non devi neanche usare l'acqua bollente, non devi usare neanche il microonde, sei a posto, è un pasto apposta. E infatti mi mangerò un altro tocchetto di carne, buono. E adesso diamo il voto al piccante. Questo piccante in questo momento mi ha riaperto il naso perché sono un po' raffreddato. E per un piccante riuscire a davvero colpirmi vuol dire che è bello tosto, è davvero bello tosto. Quindi darò un 9 al piccante, perché comunque è forte, io riesco a mangiarlo, un'altra persona qualunque non lo riuscirebbe a fare, l'avrebbe abbandonato. Però, in questi tipi di negozi non solo vendono appunto gli Instant Pot con la loro salsa già all'interno, ma ci sono anche gli scaffali con i preparati per i pot. Quindi se tu sai che questa roba è piccante e dici non ho voglia di piccante, spendi magari 1-2 euro in più, ti prendi la bustina che vuoi tu del pot che desideri, al manzo, al pesce, alle verdure, lo sostituisci a questo e comunque avresti un pot davvero decente, soprattutto che si prepara da solo. Quindi signori, voi avete mai assaggiato un Instant Pot? Per me era la prima volta e sono sincero, sono piacevolmente sorpreso. C'è una mia amica che sempre lì a Milano mi ha consigliato di andare in un ristorante di hot pot e sono anni che io ci vorrei andare e non ho ancora trovato l'occasione per farla. Però oggi almeno ho provato un pot, non di quello sicuramente stellato, ma sicuramente uno molto buono. Quindi signori, vi ringrazio tutti per avermi seguito, come al solito se avete seguito. Se volete dirmi qualcosa, sempre qua sotto. Noi ci vediamo al prossimo pranzo. Ciao a tutti!